again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Radio News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra bocciata dalla Commissione Europea. Frode fiscale, indagati 18 manager di PKB. Fisco trema il colosso dei fondi BlackRock. Carmignac sotto indagine in Francia. Generali, risultati migliori del consensus. La sostenibilità passa da Milano. La crescita dell'economia è a rischio e la maggior spesa pubblica può dimostrarsi meno efficace, con un impatto più basso sulla crescita. Il deficit PIL peggiora sia in termini nominali che strutturali e il debito non cala. Questo è il giudizio della Commissione Europea contenuto nel rapporto di previsione pubblicato oggi. Una ripresa delle esportazioni e una spesa pubblica più alta sosterranno la crescita moderatamente. Tuttavia, l'aumento del deficit pubblico accoppiato con tassi di interesse più alti e rischi di peggioramento della situazione economica mettono a rischio la riduzione dell'alto debito pubblico, sostiene il rapporto. In sostanza, siamo di fronte a una bocciatura della manovra economica del governo. Brutto affare per 18 manager della banca svizzera PKB Private Bank, che controlla anche l'italiana Cassa Lombarda. A coinvolgerli un'inchiesta milanese che ipotizza i reati di riciclaggio e frode fiscale. L'ipotesi della procura è che alcuni manager dell'istituto con sede a Lugano, i cosiddetti relationship manager, abbiano costituito una rete in Italia con una stabile organizzazione occulta per procacciare clienti, aiutarli a portare soldi all'estero e evadere il fisco. E ciò, secondo gli inquirenti, anche grazie al fatto che in Italia siede Cassa Lombarda, che fa parte dello stesso gruppo. Terremoto in casa BlackRock, dopo che lo scorso martedì i pubblici ministeri hanno perquisito gli uffici a Monaco di Baviera. I media parlano di un'indagine relativa a frodi fiscali. Queste sarebbero state compiute tra il 2007 e il 2010 e coinvolgerebbero azioni di società commerciali attorno a un pool di banche, investitori e hedge funds, finalizzate alla creazione di numerosi proprietari, ciascuno dei quali avente diritto a un rimborso fiscale. Si tratta di una pratica di scambio titoli chiamata comunemente stripping o CumEx. La vicenda, in merito alla quale non trapelano ulteriori indiscrezioni, avviene pochi giorni dopo che il presidente del consiglio di vigilanza della divisione tedesca di BlackRock, Friedrich Merz, si è candidato alla futura guida della CDU, il partito di Angela Merkel, nel quale è entrato nel 2016. È uno dei fiori all'occhiello della gestione patrimoniale in Francia e uno dei leader nel mercato in Europa, con 60 miliardi di euro in circolazione. Carmignac Gestion sarebbe sotto la lente dei procuratori finanziari francesi per frode fiscale, come anticipato dal quotidiano Le Monde. La società francese è stata fondata da Edouard Carmignac, che è diventato nel corso degli anni uno dei gestori patrimoniali francesi più pubblicamente riconosciuti. Le indagini riguarderebbero in particolare il metodo di remunerazione di alcuni dei dirigenti, attraverso accordi finanziari in Lussemburgo, in cui la società ha costituito una controllata. Le autorità fiscali francesi stanno mettendo in discussione la scelta della compagnia di pagare questi dividendi ai dipendenti in alternativa agli stipendi, in un paese con un'imposta fiscale favorevole per ridurre il loro carico fiscale. Risultato operativo e utile in crescita, raccolta netta vita nuovamente in aumento e conferma della solidità del capitale nonostante la forte volatilità dei mercati. È quanto emerge dai risultati dei primi 9 mesi di Generali, archiviati con un utile netto di 1,85 miliardi di euro, in aumento del 26,8% su base annua. Un risultato migliore del consenso degli analisti, ottenuto anche grazie alla positiva performance non operativa e al risultato delle dismissioni. Il risultato operativo della compagnia si assesta poi a 3,6 miliardi di euro, in aumento del 3,9. Siamo molto soddisfatti dei risultati del terzo trimestre e siamo fiduciosi di poter raggiungere tutti gli obiettivi del nostro piano a fine anno, ha commentato il general manager di Generali Frédéric de Courtois.
All'Università Bocconi di Milano si è tenuto il Salone dello SRI. Alla terza edizione è l'unico appuntamento in Italia dedicato al risparmio SRI, cioè prodotti di finanza responsabile a disposizione di consulenti e investitori. Una giornata con 18 eventi, almeno una sessantina di relatori e 6 ricerche presentate negli appuntamenti istituzionali, più altre nei workshop dedicati ai singoli espositori. Quest'anno, con la partnership scientifica del Sustainability Lab della SDA Bocconi, all'interno dell'università è stato riservato uno spazio espositivo per gli operatori della finanza SRI, in parallelo a una serie di seminari formativi sulla argomento. Il consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com e Poste Italiane. Buy per Equita con target a 9,30 euro dopo un'apertura in mattinata a 6,88. Il gruppo, secondo le iscrizioni, sarebbe orientato a selezionare due partner sulla RC Auto e in pole position ci sarebbero Allianz e Unipol. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica è un prodotto di Franklin Templeton, mentre ultima posizione per DWS. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un caldo e affettuoso augurio di buon investimento. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.